Allora, siamo qui con Hermes Fulgoni. Prima di qualsiasi altra domanda, quali sono le sensazioni di questo inizio di stagione con il Parma? Questa ripartenza un po' per tutti, credo, no? No, la questa situazione qua è piacevole, insomma, rientrare a Parma e riaprire questo centro qua che sembrava distrutto dalla guerra e quindi, sai, c'è un clima bello, insomma, dai, si rivede che si ricomincia a parlare di calcio. Che non è una cosa da poco, visto quello che è successo. Quello che è successo non è proprio una cosa da poco. E dall'inizio di questo temporary camp ci sono alcuni portieri in prova, stai torchiando, diciamo, sì, giorno dopo giorno, alcuni tipo Zommer, che c'è lì sono qui dall'inizio, Ciotti si è aggregato dopo. Cosa ci puoi dire su di loro, a parte il fatto che Zommer credo sia stato confermato, non so se è vero che abbia firmato il contratto. Adesso io queste cose qua non sono al corrente, non so se ha firmato o no, però lui sta facendo abbastanza bene, lo stiamo valutando. Probabilmente non è una cosa certa, può essere che ne arrivi un altro, poi valuteremo. Noi ne prenderemo tre, valuteremo tre che possono servire per il calcio. L'idea è quella di averne due per la prima squadra e uno che magari faccia la spola tra la juniores e la prima squadra, il terzo, diciamo, o mi sbaglio? No, l'idea è proprio quella, perché magari con due, cioè avendo due portieri, è meglio avere tre portieri giovani, uno si alterna là, se dovesse succedere qualcosa c'è già un altro pronto anche lui per poter giocare. L'ultima domanda da parte mia, nella scelta di un 97 per la porta, ovvero di utilizzare uno degli spot obbligatori, diciamo, nella porta, ovviamente immagino che sia stato mandato, hai partecipato anche tu a questa scelta, perché avete deciso così? No, io ho partecipato e siamo arrivati a quella conclusione lì che se riusciamo a trovare tre portieri bravi del 97 possiamo mettere dei giocatori di campo dove la squadra magari può fare questa soluzione, se i portieri mi auguro fanno bene, noi potremmo fare un grande campionato. Senti, Buffon, Sirigu, poi ci mettiamo nella tua lista? Sempre di fare il massimo e come farò sicuramente qua, dopo non dipende solo da me ma dipende anche dalla qualità dei portieri, però quando lavori, come diceva sempre Scala, il lavoro alla fine paga e abbiamo visto anche se voi siete sempre qua che i portieri in questo periodo hanno lavorato tanto. La tua storia è strana perché ti hanno fatto grandi offerte e non sei voluto andare via da Parma, addirittura un certo periodo allenavi tra i dilettanti, come adesso tra l'altro, poi dopo ci hai ripensato, sei uscito, sei andato in grandi club, anche nazionali, e adesso il cerchio si chiude e torni qua. Certo. Sì, io non sarei mai voluto andare via da Parma, però alla fine ho anche pensato, sono andato via molto malvolentieri, però alla fine ho detto, vabbè, se riesco a fare appena un po' di carriera, se riesco, e allora ho deciso, vabbè, voglio provarci alla fine, però nel mio cuore è sempre stato Parma, io non sarei mai andato via se ci fosse stata una possibilità diversa, ma la possibilità non c'era, ho provato da altre parti, insomma. Ma... Senti, togliamo Buffon, che probabilmente era già un fenomeno da ragazzo, abbiamo visto neanche a 18 anni giocare col Milan, chi è il giovane che tu hai lanciato, che ti ha dato più soddisfazione, che hai detto questo è, tra virgolette, mio figlio calcisticamente parlando? Beh, veramente mio figlio è Buffon, perché l'ho preso che era piccolino e io dai primi giorni ci ho sempre creduto. Io l'ho visto, non l'ho neanche visto in partita. Quando sono andato a casa ho detto, oggi abbiamo preso un portiere che per me arriva in nazionale. La prima cosa, la prima impressione è stata quella lì. Dopo ci sono stati tanti portieri, insomma, che alla fine col lavoro sono arrivati, però proprio quello che mi ha dato quell'impressione, perché non era poi così facile, perché il Bologna l'ha scartato, il Milan l'aveva scartato, perché tutti dicono ha rinunciato lui aveva un anno di
l'avevano messo un anno di contratto, no, non di contratto, però di, come si dice, di vincolo, poi l'hanno liberato. Quindi non è, l'hanno liberato, l'ha visto il Bologna, l'ha visto il Modena, tutte squadre di Serie A, ma non l'ha preso nessuno, perché a quel momento là lui aveva i piedi piatti, gambe un po' X, si dinoncolava, insomma non aveva un fisico molto perfetto, però aveva delle qualità che io non ho mai più visto. Ho due domande. La prima è se in questi anni pensava effettivamente di poter un giorno rientrare a Parma. Ma io sinceramente sono andato via, ripeto, ma nella mia testa c'era sempre, e nel cuore insomma, di poter rientrare nella mia città. Però i miei sogni stavano perdendosi per strada, solo che è successo questa cosa qua, io non è che, cioè è andata così, mi dispiace proprio per il Parma, perché meritava di stare ancora in Serie A, non di fare questa fine qua, e anche perché sono rientrato, era meglio che non rientrava, ma che io non rientravo, ma che lui rimanesse in Serie A insomma alla fine. L'altra domanda, c'è stato negli anni un portiere che, prima abbiamo parlato di Buffon, che ha fatto la carriera che tutti conosciamo, c'è stato invece un portiere che secondo lei, tra quelli da lei seguiti, poteva avere una carriera migliore rispetto a quella che poi effettivamente ha avuto? Sì, c'è stato, nel periodo con Buffon avevo un altro portiere che era un 77, un anno più vecchio di lui, però aveva delle qualità incredibili, solo che dopo è stato fermato da un incidente, prima, cioè prima si era rotto i legamenti, poi dopo una volta recuperato ha fatto un incidente con la Vespa, si era rotto il femore e da lì dopo era stato mandato a casa, anche perché erano due, cioè una storia di, che anche lui aveva fatto un comportamento non tanto giusto insomma. Era forse Alessio Sarti? No, no, Sarti ha fatto la sua carriera, perché alla fine a 20 anni aveva già fatto una quarantina di partite in Serie B, dopo si era rotto il ginocchio, era a Cesena, che tra l'altro quando sono stato a Cesena lui mi era venuto a trovare e gli hanno fatto due o tre operazioni al ginocchio, ma non è mai riuscito a recuperare. Era un certo Ferri questo portiere qua, e quando giocava nella Berretti si alternavano con Buffon. Per chiudere, tu sei ancora giovane ovviamente, quindi no, la fine carriera sarà lo ancora più avanti. Lo spirito è giovanissimo. E biologico, ecco, anche se quindi io spero di continuare ancora, insomma se sto così continuo ancora. Il sogno sarebbe magari quello di chiudere questa carriera, più in là con gli anni, con il Parma e con la Serie A. Immagino. Ah certo, io il mio pensiero era quello, sto qua finché il Parma, 2-3 anni il Parma in Serie A e poi dopo chiudo. Grazie. Potrebbe essere. Grazie. Io però ti ho separato del tuo, non è un problema. No? Ma ci...